in collaborazione con gli sponsor che non stiamo a citare per non ma che sono visibili in tutte le locandine, in tutte le brochure che ci sono in giro e passeranno anche durante la registrazione, poi saranno diciamo nella quando ci sarà il passaggio in televisione. A quel punto potrete vedere tutti gli sponsor che ci sono, ma penso che ormai li abbiate visti anche dalle locandine. Grazie, allora puoi accomodarti. Passiamo Luisa, adesso abbiamo che cosa? Un altro ospite locale. Lui suonerà uno strumento derivante dalla fisarmonica, così come ho detto prima, nonché l'organetto. Quindi ecco a voi il signor Michele Di Maria. Eccolo qua, la valletta pronta, la velina. Grazie, vogliamo prendere l'organetto, grazie signor Di Maria. Allora fa specie guardare dei ragazzini con una fisarmonica grande, vedere un uomo grande con una fisarmonica piccola. Però questo strumento, allora dobbiamo dire, lo diciamo subito, io l'ho sentito in prove, durante le prove non l'avevo mai sentito il signor Di Maria con suonare, e devo dire una cosa, ma lei ha studiato eccetera eccetera, lui mi ha risposto, cioè io non conosco gli spartiti, non so leggere la musica, da ragazzino ho iniziato con la fisarmonica, adesso 15 anni fa ho scoperto questo strumentino, eppure da solo sono riuscito a fare qualche pezzo. Certo, non è facile magari suonare di fronte a un pubblico, perché io non sono abituato. Cercherò di fare del mio meglio, qualche sbaglio potrà succedere. Allora, guardate, questa è la semplicità che dovrebbero avere tanti grandi artisti, grandi professionisti che non hanno la semplicità, perché vedete, la passione può portare anche a questo. Non sono tutti gli artisti che hanno questo, che magari si vestono di, ma molti lo fanno. Allora la semplicità, vedete, e la volontà riesce a portare una persona ad amare uno strumento pur non conoscendo la musica, ma non solo, anche chi canta, chi qualsiasi, e penso che lo sia anche nella vita normale, nella quotidianità del lavoro. Allora Luisa, prego, vogliamo presentare i brani? Lui suonerà una mazurka a modo mio, dico giusto? È una polca dell'artista. La polca dell'artista, mi ha detto, a modo mio pure. Infatti io gli ho detto, lui la canta e lui la suona. A voi il signor Michele Di Maria.
Grazie, bravissimo. Vedo che ho sentito che il pubblico ha gradito tantissimo l'esibizione del signor Di Maria. Ha apprezzato l'autodidatta. Applauso al signor Di Maria. Ci vedremo in un'altra organettata. Grazie. Allora Luisa, vogliamo andare avanti? Sì, certo, torniamo. Ho sempre Giuseppe che mi imballa. Ecco. Poi, ecco, mettiamoci anche un po' da parte. Quindi dicevo, il prossimo sarà un allievo, è a 14 anni. Lo puoi presentare, vai, vai, tranquillo. Salvatore Di Pietro, un applauso. Io chiederei, mentre Salvatore prende l'applauso, cortesemente direi alla regia delle telecamere, direi per favore di tagliare quell'obbrobrio che abbiamo visto poco fa, se lasciare il signor Di Maria e togliere il velone con Giuseppe che si esibivano in quella polca. Lasciamo perdere. Allora, abbiamo qui Salvatore Di Pietro, 14 anni, hai detto? Sì. Allora, Salvatore, che bel ciuffo che c'hai, come il mio. Sì, uguale. Uguale, identico. Ma tu lo sai che io 45 kg fa avevo pure io una capigliatura così, un po' più riccia, ma tu dici no? Sì, sì. Ci credo, ci credo. Allora, ci farà ascoltare Luisa? Sì, sono impreparata. Ecco. Mazzurca di papà. Scusa un attimo, posso fare una domanda? Certo. Ma quante volte te l'ha suonata la mazzurca papà? Questa. No, questa, la mazzurca. Ma poche volte. Poche volte, è un papà bravo allora, bravo, bravo. O al papà. Bravo il figlio. Allora si vede che evidentemente il bimbo un po' cresciutello. È cresciuto bene, ma grazie, quando c'è un buon ragazzo ci sono un buon papà e una buona mamma, sappilo sempre. Allora, Salvatore Di Pietro con mazurka di papà. E battagliere, un valzer variato. Prego. Thank you.
Applauso ancora, facciamo sentire il calore del pubblico a questi ragazzi perché serve di incoraggiamento. Allora Luisa, cosa sta accadendo ancora? Sì, anche per lui la pergamena, quindi ringraziamo Salvatore e ti auguriamo un buon proseguimento di serata. Grazie. Scusi? Sì, volevo... I ricordini sono sempre offerti da... Giusi Buongiovanni. Giusi Buongiovanni, sono incisi, è un'incisione a fuoco di Giusi... prego, allora facciamo così. Cioè un'incisione a fuoco con rilievo, fatto da una ragazza che si sta lanciando con questa idea nuova, che si chiama Giusi Buongiovanni, che ringraziamo per il pensiero fatto in modo gratuito per questa festa. Grazie. Allora, nella targhetta, me la ridai un attimo, in questo piccolo pezzettino c'è scritto prima festa siciliana fisarmonica e organetto, 13 novembre 2013, organizzato da Giuseppe Spinelli con un GB. Giusi Buongiovanni, ecco. Grazie allora, ecco a te, grazie. Ringraziamo anche Giusi Buongiovanni e anche a lei un buon lavoro per la nuova attività. Allora andiamo al prossimo concorrente? Sì. No. Allievo.